Zubinčer vive la sua formazione e il suo sviluppo artistico tra Lipsia e Dresda, dove studia all'Accademia e dove acquisisce quel gusto e quella capacità di impaginazione della scena che è tipica di una formazione classica e accademica. È un pittore di grande sensibilità, esasperata sensibilità, che si manifesta anche con fenomeni psichici abbastanza singolari, ed è un artista che sente e che soffre l'incombere di una minaccia che non viene esplicitamente rappresentata o raffigurata se non in qualche raro caso, ma che tuttavia condiziona la sua vita e la sua visione del mondo. In questo caso noi abbiamo una sorta di veglia laica, ma potrebbe essere benissimo dal punto di vista religioso una deposizione, in cui un cadavere, un marinaio morto, un pescatore morto, viene vegliato, osservato e vegliato da una splendida figura femminile avvolta in un manto verde su un vestito azzurro, che si osserva quasi con indifferenza o che ha già in qualche modo fatto proprio lo straziante dolore per una perdita. Il dipinto è risolto con elementi essenziali e semplici. Tre righe di colore diverso definiscono il paesaggio, la spiaggia, il mare, il cielo. Un elemento orizzontale, quello del cadavere steso sulla spiaggia, che si contrappone perfettamente, in maniera perpendicolare, alla figura femminile in piedi, singolarmente in piedi. Zubinčer, così come il collega e i colleghi che hanno attraversato e che hanno vissuto e conosciuto questi anni drammatici fra la fine dell'Ottocento e i primissimi del Novecento, ha vissuto, ha sentito e quasi risentito nella sua carne, nel suo fisico, di una condizione, di una realtà che si stava evolvendo in termini negativi e che porterà poi al precipizio tremendo e tragico della Prima Guerra Mondiale. E infatti alcuni dipinti ci stanno poi a significare in maniera esplicita questa terrore, questa incombere di una minaccia che condiziona la vita quotidiana e che condiziona lo sviluppo stesso del rapporto tra i singoli e il mondo. Ma anche sotto il profilo pittorico l'opera è una vera e propria esercitazione di una forte carica emotiva e di un dominio totale di mezzi espressivi attraverso il ricorso a una semplificazione che non è certo una riduzione di importanza o di drammaticità, ma che anzi la esalta fino allo spasimo.